Bentrovati in un'altra edizione del TG Trappeto Notizie. Apriamo il nostro telegiornale parlando dei lavori di pulizia che sono stati effettuati nella spiaggia di San Cataldo e nella strada di accesso alla spiaggia. Vediamo il servizio. Sono state bonificate la spiaggia di San Cataldo e la relativa strada d'accesso. Come è possibile vedere da queste immagini di repertorio risalenti ad alcuni mesi fa, la spiaggia era piena di rifiuti e la strada d'accesso praticamente impraticabile. Adesso tutto questo è stato ripulito, ma è soltanto un piccolo passo avanti. Infatti, questo tratto di costa è famoso per il fiume Nocella e tutte le sostanze che quest'ultimo porta in mare. Scarichi fognari ed industriali provenienti da paesi a monte e da case che probabilmente avranno scarichi fognari abusivi nel fiume Nocella. Ed è proprio per questo che partiranno a breve controlli nel tratto di competenza del comune di Trappeto, così come afferma l'assessore Randazzo in un'intervista. L'assessore ribadisce inoltre che sul fronte dei rifiuti Trappeto è uno dei paesi più puliti del circondario. Qui la raccolta dei rifiuti infatti viene effettuata anche perché il comune garantisce i pagamenti. Si è tenuta la quinta sagra del limone a Trappeto, tante le persone presenti e anche una manifestazione molto importante per il nostro territorio. Vediamo il servizio. Sindaco, oggi la quinta sagra del limone a Trappeto, adesso un convegno, poi il giro per il paese con i carretti siciliani e il gruppo folcloristico. Sì, e poi alle 21:30 abbiamo di Alcamoro un concerto in piazza. Sì, noi vogliamo promuovere quelle che sono le nostre eccellenze come il limone e l'olio. Come sapete anch'io sono stato in Germania e ho promosso quelli che sono i prodotti tipici del nostro luogo. Trappeto ha un clima splendido e in questo clima, come diceva il dottor Culmona, che dice noi qua siamo in Brasile, perché oltre al mango, che ha un colore particolare, dice il limone e l'olio dice, hanno un profumo eccellente. Quindi, che si può dire? Devo ringraziare il GAL per questa bellissima manifestazione che ci ha finanziato e spero che la gente si possa divertire oggi e in seguito perché vogliono finanziare anche la sagra dell'olio e dell'oliva. E in questo convegno di cosa si parlerà? Si parlerà del limone, vero e proprio. Ci saranno degli esperti, ci sarà Gasparello Grasso, ci sarà il dottor Culmona, un altro dottore che parleranno quelle che sono i limoni della nostra zona, le proprietà che hanno questi limoni e soprattutto, come diceva qualcuno, dice la vitamina C viene estratta tutta dal limone, quindi noi dobbiamo dire grazie al limone se anche siamo bene anche noi. L'estate ormai volge al termine, quali sono i resoconti di quest'anno estivo e alcuni eventi futuri? Allora, io vi posso dire che abbiamo avuto 12 spettacoli in Piazza Umberto, che sono stati 12 spettacoli stupendi. E i complimenti, non perché dico io, ma arrivano da parte di gente di Pistoia, gente da Viareggio e soprattutto gente da Prato che si è trovata per combinazione a Trappeto e mi hanno detto di ripetere anche il prossimo anno. Mi dispiace che i trappetesi hanno partecipato poco in questa manifestazione, però vi posso dire che la cultura oggi è importante, perché senza cultura non crescerà mai il nostro paese. Siamo con il presidente del GAL, il dottor Pietro Puccio, parliamo della saga del limone che c'è a Trappeto, oggi un convegno. Di cosa si parlerà in questo convegno? Ma si parlerà di tutto quello che può rappresentare il limone e la pianta del limone nella nostra cultura, nella nostra cucina e nel nostro lavoro. Il limone e gli agrumi in generale hanno rappresentato per lungo tempo la vera ricchezza di questa terra. Una ricchezza che poi si è andata via via perdendo, purtroppo per scelte politiche, a mio avviso, sbagliate, per non dire altro. Adesso sarebbe ora di ricominciare, fare riconoscere il limone siciliano, il limone prodotto in queste terre che è di grandissima qualità. E il GAL si spende anche molto per l'agricoltura nel nostro territorio? Sì, è la nostra missione, ci spendiamo molto, stiamo dando il massimo, abbiamo raggiunto risultati importanti, spendendo tutti i soldi che l'Unione Europea ha messo a nostra disposizione. Il territorio se ne è giovato, credo che i risultati si possono vedere. Certo, con le risorse che avevamo non potevamo rifare tutto, ma
nella prossima programmazione riparteremo da quello che di molto positivo è stato fatto. Prima di passare alla prossima notizia, vi facciamo presente che sabato 30 agosto a Trappeto si è svolta la prima mostra, la prima esposizione canina, Stelle a quattro zampe, città di Trappeto. Erano presenti 120 cani, 46 razze diverse e tanti curiosi visitatori che si sono precipitati a Trappeto, precisamente in via Raffaello Sanzio e a Piazza Municipio, per vedere questi amici a quattro zampe. Proseguiamo il nostro telegiornale parlando dell'intervista effettuata da Alberto Loiacono, l'autore del libro Il Trovatello, di cui avevamo parlato la scorsa edizione. Ci troviamo con lo scrittore Alberto Loiacono, che l'8 agosto a Trappeto ha presentato il suo libro Il Trovatello. Di cosa parla questo libro? Beh, dire scrittore è un parolone, non sono affatto uno scrittore, anzi sono autodidatta. E cerco a tempo libero di scrivere quello che mi viene in mente. Di che cosa parla il libro? Il libro parla di un racconto verosimile, ambientato nel 1600 nella Sicilia occidentale, quindi da Palermo a Mazara del Vallo. E racconta di un bambino che è stato abbandonato e che a un certo momento è stato trovato per caso da un monaco che stava attraversando un bosco, e questo monaco ha fatto sì che prendesse il bambino, che lo portasse con sé, e poi una storia molto ingarbugliata, perché va a finire nel convento, e il bambino è stato abbandonato dalla mamma perché la mamma era stata violentata da uno dal padrone del castello presso cui abitava la mamma stessa, e quindi c'è tutto un intreccio così. Sono stati tanti gli ammiramenti che ha ricevuto in sala consiliare da parte delle persone presenti? Sì, questo è vero, ho ricevuto elogi sia dal sindaco, che ringrazio infinitamente, anche di alcuni componenti della giunta come Randazzo e Cosentino, ma soprattutto il sindaco, che mi ha dato la possibilità di poter pubblicare il libro col patrocinio del comune di Trappeto. Trappeto che parla di cultura, Trappeto che si erge rispetto a tempi passati, rispetto ad altri tempi, e quindi un occhio anche alla cultura, oltre allo sport, al mare, all'ambiente, quindi questo è stato per me molto importante. E i lavori futuri che ci sono in previsione? Sì, allora, questo libro finisce con il protagonista che si sposa, però il protagonista a un certo momento assume una caratteristica un po' diversa, e allora c'è il seguito di questo libro, che è un pochino più corposo come numero di pagine e che racconta tutta una storia immensa, bellissima. Non sto a dire niente perché si perde il gusto di leggere, ma comunque molto bella. Poi inoltre ho una raccolta di poesie, di una settantina di poesie, intendo fare un altro libro solo di poesie, e un altro libro ancora di tanti altri racconti che ho cercato di raggruppare. Sono racconti antichi, racconti al tempo di quando non c'era la televisione e che ci si radunava intorno al braciere ardente d'inverno, si raccontavano tante storie, chi leggeva il libro dei Beati Paoli, i Paladini di Francia, i Reali di Francia, e quindi c'erano anche tanti racconti verosimili, nessuno sa se erano vere o meno, però c'erano questi racconti. Io ho fatto questa raccolta di tutti questi racconti, li ho messi insieme, e quindi intendo farne un libro di questo. Happy from Trappeto, questo è il titolo del video che abbiamo realizzato a Trappeto, un video divertente assolutamente da non perdere. Vediamo una piccola anteprima. Thank you.
Questo era l'ultimo servizio per il TG di oggi, ma prima di lasciarci vi informiamo di alcuni piccoli particolari. Stiamo cercando di realizzare il video Happy Trappeto From World. Praticamente si tratta di un video in cui tutti coloro che abitano fuori Trappeto e quindi non hanno potuto partecipare alla realizzazione di questo video possono registrarsi tramite anche il telefonino mentre si muovono un po' al ritmo di questa musica e inviarci al tgtrappeto@libero.it questi filmati. Potete realizzarli con come volete, con la webcam, con una videocamera, col telefonino, come ho detto poco fa. Potete registrarvi voi e i vostri amici e inviatele tramite mail alla nostra redazione. Non appena avremo tutto il materiale, realizzeremo il video e lo metteremo su internet. Vi ringraziamo anticipatamente per questi video che ci manderete. Come ho detto, è l'ultimo servizio, l'appuntamento va sempre alle prossime edizioni e grazie per averci seguiti.